Buonasera, ecco qui il momento delle finalissime del loro capital. Le emozioni anche per questa finale del terzo quarto posto. Abbiamo il capitano Herrera, che ne pensi? Cercheremo di dare il massimo anche stasera, insomma ieri una brutta sconfitta, ci è dispiaciuto, poi al di là magari di qualche defezione, però cercheremo assolutamente di onorare l'impegno fino alla fine. È una sconfitta che brucia, ma comunque fa piacere essere sempre all'atto finale, l'epilogo di questo torneo nella piazza di Aprilia, la tua città. Sì, fa sempre piacere, insomma, la nostra città, ci teniamo a fare bella figura. Ieri onore agli avversari che hanno dato davvero il massimo per passare il turno, quindi cercheremo assolutamente di coronare questo piccolo grande sogno che è il terzo posto. Grazie e in bocca al lupo. Previ. Andrea Mennillo della Euroedil, quali sono le sensazioni di ritrovarsi qui in piazza in mezzo a tanta gente nella tua città? Guardi, per noi questo è il primo anno che facciamo questo torneo e siamo contenti di essere arrivati subito qui nelle semifinali. Peccato che non siamo passati diretti in finale, però ci riproveremo l'anno prossimo. Che sensazione hai avuto a livello organizzativo di questo torneo che si sta ritagliando uno spazio importante in tutta la nostra area territoriale? L'organizzazione del torneo è stata abbastanza bella, diciamo. Poi giocando anche qui nella nostra città, in piazza, è sempre un'emozione per tutti noi. Essendo di questa città, va bene così. Grazie Andrea, in bocca al lupo per la finale. Arrivederci. Andrea Donazzolo, è sempre una grande emozione trovarsi qui alla finale di un torneo che per te ha preso un sapore particolare negli ultimi anni. Sì, è stato un torneo molto duro, adesso vedremo chi vincerà questo torneo e adesso assegneremo il terzo e quarto posto. Al di là del valore, diciamo, tecnico del torneo, la cosa che è piaciuta è l'aggregazione. Abbiamo visto prima anche il torneo riservato ai piccoli amici organizzato dalla United Aprilia. È questo lo spirito che dovrà portare sempre avanti il torneo? Sicuramente, anche la novità dei bimbi è stata anche, diciamo, una bella partita, anche una grande organizzazione, anche grazie a Cristian e Andrea. E adesso speriamo di riconfermarci anche per i prossimi anni, vedremo come andrà a finire. Comunque sono state molte squadre interessanti con molti giocatori di livello. E ti senti di fare una dedica particolare, anche se sembra una domanda scontata? Sì, certamente, in primis a mia madre e a Cristian, anche Andrea, ma in primo luogo a mia madre e anche a mio padre che sta lassù. E ci teniamo molto anche a ringraziare ancora una volta, perché veramente è stata molto ma molto impegnata anche lei e non si è mai persa una partita, questo veramente non solo mia, anche delle altre, quindi volevo ancora fargli i complimenti. In bocca al lupo per la serata. Grazie anche a voi. Devo dire che è stato davvero un bel memorial, grande correttezza, grande fair play e soprattutto una bella cornice di pubblico, una bella festa, no? Sì, bellissima. Poi la possibilità di ricordare mio marito anche per il secondo anno è stata una cosa bellissima. Le squadre sono state particolarmente corrette, sì, e sono contenta, molto soddisfatta. È finita questa edizione, adesso ci si riposa un po', però si può pensare anche già alla prossima, no? Sì, sì, già lavoreremo da domani per il prossimo anno. Perfetto, grazie. Riccardo, è stata una grandissima finale, molto equilibrata, poi alla fine però è successo di tutto proprio negli ultimi minuti, te l'aspettavi così? Sì, me l'aspettavo. Noi già avevamo giocato contro di loro nel girone e avevamo capito subito che era una grande squadra. E il torneo è molto prestigioso e chi viene in finale è una grande squadra, quindi complimenti a loro, è stata davvero una bella sudata. È stata una grande partita, c'è stata anche una grande cornice di pubblico, no? Sì, è bello e fa piacere, noi siamo tutti ragazzi d'Aprilia, qualcuno è amico nostro che viene da fuori e è sempre bello giocare con questo pubblico, noi siamo qui dalla città e è emozionante. È stata una bella stagione con la United, adesso hai vinto il torneo, meritato relax ora. Ma vabbè, a me piace giocare, quindi anche spiaggia che capita giochiamo anche lì,
e siamo contenti perché lo United abbiamo vinto la Coppa, poi questa piccola soddisfazione del torneo che qualche anno che lo faccio non lo vinco mai, quindi quest'anno doppia soddisfazione. Complimenti. Grazie. Bravo. Gianluca, la partita era iniziata male, poi sono arrivati due gol e è tutto cambiato, no? Tutta fortuna, sì, no, questa squadra anche nei giorni stiamo sempre in svantaggio, però poi fortunatamente abbiamo anche un grande mister in panchina, ci ha messo bene in campo e abbiamo fatto il nostro. Te l'aspettavi così equilibrata la finale? Sì, perché l'avevo visto già nel girone, ma sono migliorati anche con due ragazzi che non conoscevo, quindi sì, mi aspettavo, ragazzi. C'è una dedica speciale per questa finale? Ah, devo ringraziare Alessandro Cellucci che mi ha portato qui e poi niente, anche al mister e così. Basta così, credo. Ok, bravo. Grazie. Aurelio Aquilani, è stata una bellissima finale, molto equilibrata, decisa alla fine. Cosa vi è mancato? No, loro molto bravi, loro giocavano quasi tutti a calcetto e a lungo andare si è vista comunque la differenza. Creavano superiorità numerica. E gli ultimi due gol non li considererei più di tanto perché abbiamo preso due imbarcate per cercare di pareggiare, però è stata equilibrata fino alla fine, abbiamo sbagliato magari a non tenere troppo palla quando c'era da tenerla, infatti il terzo gol è nato da un errore praticamente in avanti, invece di appoggiarci abbiamo portato troppo palla, loro l'hanno rubata, poi erano bravissimi a ripartire. Avete fatto grandi cose in questo torneo, c'è da dire che questa sera c'è stata anche una bellissima cornice di pubblico, è bello credo giocare in queste condizioni. Molto, molto bello, molto bello. Campo, cioè, la cornice di pubblico è fantastica come si può vedere, il campo un po' pericoloso, magari un po' troppo vicino al marciapiede, però siamo stati anche bravi noi nell'agonismo a non creare problemi tra di noi, insomma. Dopo una stagione lunga adesso ci si può riposare oppure no? Beh, ne stiamo facendo tanti di tornei, ci stiamo togliendo tante soddisfazioni. Anche stasera magari non dovevamo essere qui, con tante squadre che giocano a calcetto è stato difficile. Certo, è un rammarico trovarsi qui e arrivare secondi, insomma. Diego, vincere davanti a tanta gente forse è anche più bello, no? È più bello soprattutto se si tratta di Aprilia, anche perché è la mia città e quindi sono venuto a vedermi parecchi amici, parecchia gente che conosco, poi in piazza è sempre più bello, è una bella soddisfazione, sì. La finale te l'aspettavi proprio così? La finale, da essere sincero, l'ho vista gli altri giorni, però fuori dal campo ovviamente, e questa è la prima volta che arrivo in finale a questo torneo, me l'aspettavo così, con la gente che c'era tutto intorno, e è stata una bella finale, calorosa, ho visto che c'è stata parecchia partecipazione da parte del pubblico, è stata esattamente come me l'aspettavo, sì. Adesso te lo devo proprio chiedere, come festeggerete questa sera con la squadra? Non lo so, devo sentire gli altri, io sono più piccolo, quindi li seguo proprio dove vanno loro, vado io, quindi mi adeguo e dove andranno li seguo, insomma. Cristian, è finito il torneo, direi che è stata una grandissima festa. Sì, 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 una grandissima festa, una bella festa di gente di Aprilia e non. Ci siamo veramente divertiti, lo abbiamo fatto con cura, con voglia. Grazie a patron Nicola Sblano, tutta la famiglia Nicola Sblano, l'Eurocapita Gioiellerie che ci aiuta in questa manifestazione. Ringraziamo anche la famiglia Donazzolo che è il secondo memorial per il papà di Andrea, un nostro caro compagno di gioco e di vita, perché anche fuori dal campo sta sempre con noi. La finale è stata la degna chiusura, direi, di questa manifestazione. Sì, la finale è stata una degna chiusura. Ricordiamo, in finale c'era una squadra di Aprilia e un'ottima squadra di Latina, nella quale dall'inizio del torneo fino ad oggi si è dimostrata un osso duro per le molte compagini di Aprilia, però tutto sommato ha sopravvalso lo sport e la voglia di giocare anche in piazza, quindi le due squadre si sono contese una bellissima finale. Si è chiuso il quarto torneo, si può dire che si pensa già al prossimo anno? Sì, sì, senz'altro, siamo già proiettati all'anno prossimo e speriamo di fare sempre meglio. Non si poteva davvero mancare a questa finale, soprattutto a questa bella festa con tanta gente in piazza qui ad Aprilia. Sì, diciamo che tanti anni fa questa è partita questa idea, diciamo oltre 20 anni fa, e lo ricordo anche con piacere perché in quelle occasioni ero anch'io che giocavo. Poi si era un po' persa la tradizione, ma da 4 anni a questa parte
grazie a questo gruppo, a questa associazione che ha avuto l'idea di riportare il calcetto in piazza, insomma siamo riusciti poi a mettere su insieme un evento che è un evento che poi aprirà per l'estate, perché da oggi in poi ci saranno una serie di manifestazioni sia di natura sportiva che anche di intrattenimento, di spettacolo e cultura, che dà un attimino un po' di movimento alla città. Però io credo che poi la cosa più importante è il messaggio che passa, un messaggio di amicizia, un messaggio di sport, un messaggio di aggregazione, e la città, insomma, questo come avete visto stasera, ne risponde in maniera molto molto, molto positiva. Tra l'altro spesso no, si alzano un po' i toni, invece mi sembra che in questo torneo c'è stato, insomma, grande rispetto, grande fair play tra le squadre. Sì, è vero, perché sai, essendo il calcetto un gioco che forse più del calcio è un gioco un po' più di contatto, perché la rapidità, gli spazi ristretti a volte può pure portare un attimino a un contatto un po' particolare, no? Allora i giocatori anche in un momento della stagione come questa, che stai probabilmente a fine stagione, non sei proprio nel pieno delle forze, può portare qualcosa di particolarmente burrascoso. Invece così non è stato, io credo questo sia il merito non solo di chi ha proposto la manifestazione, ma di tutte quante le squadre, di tutti quanti gli atleti che hanno interpretato nella maniera più giusta la competizione.